Ciao a tutti, io sono Luca CSS. Premetto che sto facendo il video di un gioco da un campo da motocross. Siamo. Dai ragazzi, andiamo avanti qui. Atto 2, scena 1, avanti, Paptir. Il nostro eroe Kalashnikov Kutarov. Kutarov e la sua nuova amica Kutarov. Karina erano fuori dal castello di Grisolstein, sani e salvi grazie alla magia della strega. Ma ai nostri eroi serviva un nascondiglio sicuro e perciò si rifugiarono nel castello del Plenilunio, il palazzo volante dal quale un tempo regnava la dea della luna. In quei tempi felici il castello bianco risplendeva ed era meraviglioso. Ma da allora le tenebre avevano attenuato il suo splendore e compromesso la struttura delle mura e delle colonne. Ecco tesorini, nascondiamoci qui per un po'. Ma questo non è tipo il castello del Plenilunio? Non appartiene a... Alla dea, esattamente. Ma il palazzo e la sua padrona sembrano essere entrambi caduti in disgrazia. Zitto, Yin Yang! Nessuno ha chiesto il tuo parere! Dalle tenebre alla luce. Kutarov era passato dal castello nero a quello bianco. Ecco, così va meglio. Ora le spie e i lacchè del re orso non potranno seguire le nostre mosse. Ah, sei proprio una sfacciata, lo sai? Soltanto un fondoschiena dovrebbe riscaldare quel trono e non ha le verruche. La dea della luna non c'è più, Ciclamino. Sono sicura che questo palazzo sarà lieto di avere una nuova sovrana illuminata. Illuminata? Io direi illusa! E io direi chiudi il becco! Oh, abbiamo recuperato il dente del tigre. Sei un vero eroe! Vieni da bravo bambino, fammi dare un'occhiata a quel frammento della gemma lunare! Non farlo, Kutarov! Calibrus, la gemma lunare e il palazzo appartengono alla dea! E questa fattucchiara sbitata sta cercando palesemente di sottrarteli con l'inganno. Come puoi dire una cosa simile? Voglio soltanto il meglio per il piccolo. Come si chiama? Sì, sì, certo. Ascolta la nonnina e smettila! Ehi, cavolo! Che strega! Il re orso ha rapito l'anima di Kutarov nel sonno. Fa sempre così con i bambini terrestri. E qui entra in ballo la gemma lunare, la fonte di luce della luna. Dopo aver fatto a pezzi la gemma, Re Orso diede i frammenti ai suoi generali. E avete visto come brillano? E questo è soltanto un frammento. Immaginate quanto sarei potente se li recuperaste tutti! Potrei facilmente riportare Kutarov sulla terra. Dici davvero? È anche nel tuo interesse, carina. Non hai detto che la principessa del sole stava cercando la dea della luna? Sì, perché? La gemma lunare è un simbolo del potere della dea. Ripristina la gemma e ripristinerai la dea. Potrebbe essere la tua unica chance. Dovreste iniziare da Bosco Luna. Il generale Topo possiede un altro frammento e voi andrete a recuperarlo. Io comunque di te non mi fido affatto. Stai usando Kutarov e presto lo dimostrerò. Prima però dovrai acchiapparlo. Opsi! Kutarov! E ricordati che i ratti si riconoscono dalla puzza. Datevi da fare! Oh, bello questo. Beh, Kutarov aveva fatto il volo della strega della luna e si ritrovò in un angolo sperduto di Bosco Luna. Quella megera è proprio... Come faremo a trovare uno stupido roditore in un posto così enorme? Adoro questo bosco. È pieno di creature una più credulona dell'altra. Che succede? Dopo una spruzzata di viola, il boschetto tranquillo si era trasformato in un paesaggio fosco e puzzolente, pieno di orribili malvagità. Quando avrò oscurato Bosco Luna e lo avrò offerto come tributo al Re Orso, mi avrò testa. Vendita.
La testa! Beh, Cutaro aveva fatto il volo della strega della luna e si ritrovò in un angolo sperduto di Bosco Luna. Quella megera è proprio... Come faremo a trovare uno stupido roditore in un posto così enorme? Adoro questo bosco! È pieno di creature una più credulona dell'altra. Che succede? Dopo una spruzzata di viola, il boschetto tranquillo si era trasformato in un paesaggio fosco e puzzolente, pieno di orribili malvagità. Quando avrò oscurato Bosco Luna e lo avrò offerto come tributo al Re Orso, vi darò una scioccia, però. Ecco chi è stato, il generale Topo. No, prendi la testa. Il level design di questo gioco è veramente splendido, eh. La mia testa, capperina. Allora, 7 sono le vite, 65 sono queste gemme che praticamente ogni volta che arriviamo a 100 ci fanno vincere una vita. No, cazzo. Ah, però qua non ci prende bene. Veramente questo gioco ve lo consiglio, se non fate come me che faccio cagare, però è qualcosa comunque di veramente divertente, innovativo sicuramente, perché anche le dinamiche del gioco, questa marionetta qua, no, che perde in continuazione la sua testa, il fatto che ce l'abbia, anche il level design è sicuramente divertente, poi ha un qualcosa di... ogni tanto dai soliti sparatutto merdosi che ci sono in giro, dove si fanno... dov'è la mia testa? Fanno... vado via senza testa, incredibile, senza testa. Dai, non riesco a finire sto livello qua, porca miseria, coraggio, su, dai. Kalashnikov, Kutarov, di come ti chiami, Kasparov, la testa! Io vi dico la verità, porca miseria, che coglione che sono stato, non avrei mai detto che mi lasciava, diciamo così, la voglia di andare avanti e vedere il livello successivo questo gioco, eh. E da ieri c'è nello store per chi ha l'abbonamento al Plus in regalo e vi garantisco che ne vale la pena. Poi se lo trovate a una cifra intorno ai 20 orini ci sta tutto l'acquisto, quasi obbligato direi, eh. Non so quanto dura in verità, eh. Di solito i bambù sono cittadini onesti, ma questi stelli erano cresciute le zanne e volevano sbranare Cutaro. Ui, adesso su lei che mi va. Se mi consentite, testa nuova, vorrei raccontare una leggenda lunare. Vediamo se la conoscete. C'era una volta una stirpe di radiose principesse della luna che nasceva all'interno di steli di bambù. Ma un
bel giorno, l'anima di una principessa ebbe un piccolo imprevisto e finì sulla terra all'interno di uno stelo di bambù. Insomma, il contrario di ciò che era successo a Kutaro. Lascia perdere, Kutaro. Come puoi parlare di rabbiosa principessa e dimenticarti di me? Fai meglio il tuo lavoro. Ehi, come osi mettere in discussione il narratore? Io sono onnisciente. Se sei tutto, allora sai anche chi sono io. Ah, aspetta, volevi che fosse un colpo di scena? E comunque, come finisce la favola della fanciulla del bambù sulla terra? Finisce bene, ovviamente, come tutte le stucchevoli favole moderne. La principessa riuscì a tornare sulla luna e vissero tutti una felici e contenti. Divertente anche la narrazione, sta stile giocando con il bambù. Chiamo un po' Noir. Noir, Noir. Noir, come si dice? Dai, ragazzi. Che anche quelle vite finiscono sempre, eh? Adesso ne abbiamo 5. Un aquilone carpa! E quello è un panda! Sta giocando con il bambù, è davvero adorabile! Ehi, guarda, germogli di bambù! Wow, cresce velocissimo! Guardate la bellezza di questi livelli, cioè... Nulla è scontato, nulla. Questo è rosso. Questi aquiloni sono un'antica tradizione. Rappresentano una carpa che nuota controcorrente per diventare un drago. Sono simboli di crescita forte e sana. Lo so già, ma chi li ha appesi? Oh, lasciamo perdere i dettagli. Non hai fretta? Allora, questo grosso panda è la mamma dell'altro? La melma viola di topo aveva già contaminato l'acqua cristallina, trasformando la carpa locale in un pesce diabolico che dava del filo da torcere a qualsiasi intruso. Ehi! Non crederai mica che Topo si nasconda alla sorgente in cima alla cascata? Bello, 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 veramente divertentissimo, al ponte che innovativo, si mi piace davvero tanto, davvero spettacolare, consigliatissimo. E tutte le cascate, dobbiamo davvero arrampicarci? Ah, ecco, stavo aspettando se vedete fuori. Non guardare giù. Credo che prezzo pieno sto gioco costasse 40 euro, se non dico una cacchiata, Lì è un punto è abbastanza frenetico, in alcuni punti, dai. Continua e non guardare giù. Ah no, non vedi te. Se guardo giù. No, per solo per due cose sono venuto di qua. Sicuramente è un gioco che non piacerà a tutti, ovviamente, per forza. Come...
tutta la testa. Cartere già lì, ma porca miseria, dai, c'era il checkpoint lì. Poi guarda quel ciliegio, è tutto fiorito, che spettacolo. Per fare un albero ci vuole il viola, per fare un albero ci vuole il viola. Dannato tappo. Bellissimo, sono caduto giù come un babione. Guarda quel ciliegio. Ma allora c'è un vizio qui, Che spettacolo. Ma socia, ragazzi. Per fare un albero ci vuole il viola. Sì, ho ben capito. Per fare un albero ci vuole il viola. Dannato tappo, rovina tutto. Davanti ai loro occhi, il generale Topo trasformò il ciliegio in un groviglio sinistro di rovi. Usa il gruco testa. Dai, su e avanti. Dannato tappo, rovina tutto. Davanti ai loro occhi, il generale Topo trasformò il ciliegio in un groviglio sinistro di rovi.
perfetto, questo è. Calibrus avevano scacciato il male, il vecchio ciliegio poteva tornare al suo lavoro quotidiano, essere maestoso e sfoggiare la sua fioritura. Testa trovata di ciliegio, bene. Nella grotta mistica dietro la cascata, i nostri eroi trovarono una strana pergamena, che sicuramente era importante. Come superiamo questa magia? Qualcuno vuole impedirci di prendere la pergamena. E fu proprio così che Kutaro ottenne i poteri del ninja. Ninja! Splendido, Kutaro! Ora hai i poteri del cavaliere e quelli del ne... Chi ha spento la luce? Luna Candela! Strano, funziona sempre! Kutaro, usa i poteri del ninja per illuminare la grotta! E qual è? Fammi vedere... Ancora buio. Riprova. Allora ti decidi? Non posso stare. Bene. Ora si vede meglio. Lancia una bomba dall'alto. Ecco, bene. Finalmente un po' di luce nella... Ehi! Ora c'è troppa luce! Maledizione! No, prenditi una bomba, va! Befana! Tutte le verruche! Allora, Befana! Mira il simbolo della bomba ai tuoi piedi! Non la lanciare! Appoggiala! La mira, tesoro! Insomma, che ti ho fatto di male? Non la lanciare! Bene, un'ultima prova. Colpisci me con una bomba. Non la lanciare! Appoggiala! Non la lanciare! Riprova, moscerina! Ah, ok, devo colpire Babbione, te! Non la lanciare! Appoggiala! Avanti! Dacci dentro! Hey!
Oh, Befana, ma un po' di bombe? Sei diventato un ninja provetto! Il tempio di Bosco Luna! Diamogli una bella pitturata! Che sacrilegio! Che orrore! Topo squittì soddisfatto della propria opera. Il sacro tempio delle divinità silvestri era stato trasformato, contaminato. Quindi devo mettere la bomba dove va lui? Il ferro, il fuoco. Perfetto. Prendilo, Cutaro! Yuppidu! Adoro i fuochi d'artificio! E tu? E così Cutaro diede una sforbiciata alla lanterna spettrale e riportò il tempio alla normalità. Ah, vedi? Avanti! Delle catene stregate avevano risucchiato il potere del portale che conduceva al tempio. Ok, direi che con questo video purtroppo ci dobbiamo salutare qua per ragioni di spazio, ci vediamo proprio subito qui. Un saluto a tutti da Luca CSS, un saluto anche al nostro supereroe, Pop Tier. Ciao 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 ciao.